ANSA Voice Stories, il racconto della settimana. Al piano terra di questo edificio, il 18 gennaio 1945, Roberto Rossellini cominciava le riprese di Roma città aperta, il film che segnò l'inizio del neorealismo. Questa targa è stata posta nel 50° anniversario dal Comune di Roma. Si trova in via degli Avignonesi 30. Quel giorno storico c'era sul set anche Federico Fellini, coinvolto nel team degli sceneggiatori dopo che Aldo Fabrizi aveva accettato il ruolo di Don Pietro Pellegrini, il sacerdote ispirato nel soggetto a Don Pietro Pappagallo trucidato alle Fosse Ardeatine, e in sceneggiatura a Don Giuseppe Morosini, anch'egli impegnato con la Resistenza, arrestato dalla Gestapo, torturato e fucilato nel 1944 a Forte Bravetta a Roma. Fellini, che era arrivato da Rimini nel 1939 con il pretesto di iscriversi a giurisprudenza, da ottimo caricaturista qual era entrato nella redazione del Marco Aurelio, un diffuso periodico satirico. Frequentava gli ambienti dell'avanspettacolo e aveva cominciato a scrivere monologhi per Aldo Fabrizi. Quando il comico, allora popolarissimo, decise di dire sì a quel ruolo drammatico, si portò dietro Fellini come autore. Nato il 20 gennaio del 1920 a Rimini, Fellini aveva quel giorno del primo ciak di Roma città aperta appena compiuto dunque 25 anni. Quella strada era un segno del destino. Percorrendo via degli Avignonesi, pochi passi più in là, appare in tutta la sua spettacolare bellezza, tra palazzi nobili a fare da quinta, quasi teatrale, la Fontana di Trevi, il simbolo della dolce vita, il film di Federico Fellini, di cui ricorrono i 60 anni in coincidenza con il centenario della nascita del grande regista. Sono Alessandra Magliaro della redazione Cultura. Dedichiamo a ricordo della dolce vita il podcast di ANSA Voice dedicato alle storie. La dolce vita è un capolavoro che non è invecchiato, fonte di ispirazione per gli anni a venire. La grande bellezza di Paolo Sorrentino è uno degli omaggi più recenti. È diventato sempre più un'icona del Made in Italy, quasi un brand. Dici la dolce vita e pensi all'Italia, al bagno seducente di Anita Ekberg, Marcello, Come Here, nella Fontana di Trevi, a Mastroianni, indolente e bellissimo. E lo pensano in tutto il mondo. Non c'è titolo di film italiano famoso quanto La dolce vita. Lo si è usato e si continua a usare per evocare di tutto: l'Italia del boom, il mito di Roma, Hollywood sul Tevere, stili di vita, i vizi italiani, tutto è La dolce vita. Il film di Fellini vinse nel 1960 la Palma d'Oro al Festival di Cannes in una giuria presieduta da Georges Simenon, l'Oscar per i costumi di Pietro Gherardi e molti altri premi, tra cui 4 David di Donatello e il premio della critica americana il New York Films Critics. Ma ecco il momento più atteso. La Palma d'Oro va a Federico Fellini per la sua ormai celeberrima La dolce vita. La decisione ha sorpreso parecchi critici e spettatori. Il film infatti aveva suscitato in Francia violente polemiche. Alcuni lo avevano definito un film fallito, altri lo avevano esaltato come un capolavoro. Comunque è indubbio che Cannes ha voluto premiare in Fellini uno degli artisti più sensibili e acuti del mondo cinematografico. Comprensibile la gioia di Fellini, ancora più comprensibile l'esultanza di Rizzoli, che con La dolce vita da lui prodotto sta facendo affari d'oro. La sua influenza culturale è testimoniata, tra l'altro, da decine di libri. È inserito in tutte le classifiche dei film della storia del cinema mondiale e, nonostante la prima accoglienza critica negativa, richieste di censura ecclesiastica, divieto ai minori di 16 anni, La dolce vita è il 6° film, pensate, tra i più visti in Italia dal 1950 ad oggi. Solo nell'anno di uscita, nel 1960, lo videro 13.600.000 persone e le foto delle file fuori ai cinema sono immortalate in Divorzio all'italiana di Pietro Germi e Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. La vado a prendere io, stiano tranquilli, la porto qui subito, dammi le scarpe, dammele, vengo subito. Ma perché si arrabbiava così? Resta qui, ci penso io.
Eccola, eccola! Silvia! Silvia? Silvia, le scarpe. Marcia, dove Silvia, andate? Please! Marcia, ma che non è successo niente, andate via. Se rompiamo la merda tua, guido io. Ah, Marcia, aspettaci, non far carogna, aspettaci! We go with my car. Bravo Marcello, qui stasi un'idea. Sit down, Silvia, sit down. Portiamo la occhia, eh? E fai qui dentro, Silvia! Silvia, Silvia, please, Silvia, come back! I don't want to come back, no! Paparazzo, guarda che non scherzo, hai sentito? Oh, ma che è un servizio please, straordinario, lo vendiamo a tutto il mondo, ti do il 50%! Ma che mi frega del 50%? Vattene via! Ti do il 30%! Non può arrivare. Silvia? Silvia, non qui? Silvia, levati! Marcello, dimmi dove vai! Marcello! E mica dico dove va, dove così, prego! Al cinema Fiamma di Roma, oggi va detto tristemente chiuso, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 1960 ci fu l'anteprima. Uscì il 5 febbraio. A Milano, la sera del 5 febbraio, al cinema Capitol, gloriosa sala, anch'essa serrata perché dal 1984 c'è un negozio di abbigliamento, ci fu una baraonda. Una premiere storica, ricostruita recentemente dal quotidiano di Milano Il Giorno, che all'epoca aveva raccolto il racconto di Fellini stesso. Al cinema Capitol arrivarono dunque Fellini e Mastroianni, ansiosi di capire l'accoglienza del pubblico dopo l'anteprima romana, Anita Ekberg, beata in Chignon alto, sei giri di perle, il produttore editore Angelo Rizzoli, l'eterea Anouk Aimée, la più bella, paparazzi tantissimi e percettibile ci fu la sensazione del pericolo. Al termine del film i fischi coprirono il sonoro degli applausi. Leggenda vuole che il maestro di Rimini fu oggetto di uno sputo sul collo, addirittura di una signora in pelliccia, lo raccontò lo stesso Fellini al cronista del giorno nel 1960. E quando Mastroianni si mosse per guadagnare l'uscita, gli gridarono «Vigliacco, vagabondo!» e dati i tempi anche un inevitabile comunista che ci stava pure bene. Ripararono tutti alla terrazza Martini. «La sconcia vita», titolò il giorno dopo l'Osservatore Romano, pubblicando un anonimo commento attribuito a Oscar Luigi Scalfaro, futuro presidente della Repubblica. Unico a difenderlo fu il cardinale Siri, preso per mano alla lettura dal gesuita padre Arpa, che da anni era amico di Fellini. I giovani pensarono, con quel titolo e con quelle critiche che stavano emergendo, ad un film del peccato, uno di quelli con il fascino del divieto da andare a vedere magari con il documento in tasca del fratello più grande. Fellini ricevette in un solo giorno a Milano 400 telegrammi che lo accusavano di essere comunista, traditore ed ateo. Scritto con Ennio Flaiano, Tullio Pinelli e Brunello Rondi, fotografato da Otello Martelli e scandito dalle musiche celebri, bellissime, di Nino Rota, il film, prodotto da Angelo Rizzoli e da Peppino Amato, dopo che Dino De Laurentiis si era sfilato dall'impresa, fu girato a Roma tra la primavera e l'estate del 59, tra la casa di Fellini, ossia Cinecittà, e location nella capitale, in periferia, a Tor de' Schiavi, a Piazza San Giovanni Bosco, all'Eur, nella Pineta di Fregene, a Passo Scuro, a Bassano di Sutri. Via Veneto fu esattamente ricostruita negli studi, mentre la Fontana di Trevi no, era vera. Anche qui leggenda vuole che la nordica Nitona non abbia avuto problemi a stare nell'acqua gelida, mentre un Mastroianni recalcitrante aveva avuto bisogno di farsi forza con i superalcolici prima di girare ogni scena e pare persino di una muta sotto i vestiti. Marcello, come here. Hurry up. Sì, Silvia, vengo anch'io. Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Protagonista del film è Roma, quella a cavallo tra gli anni 50 e 60 dove si muove Marcello Mastroianni, appunto, un giornalista che si occupa di gossip e scandaletti, ma frustrato nella sua ambizione di diventare scrittore, attratto allo stesso tempo dalla bella vita, dall'aristocrazia, dalle belle donne, come l'inquieta aristocratica Maddalena Anouk Aimée.
Il grottesco messo in luce dallo sguardo antropologico di Fellini è scambiato per un elogio acritico dell'Italia euforica e mondana nelle stagioni del boom. Una svista dovuta al titolo zuccheroso del film, la cui ironia è surclassata dallo scandalo, ha scritto il critico Oscar Iarussi in Amarcord Fellini, uscito per il centenario del regista, parlando di tutto quello che, nonostante il titolo, conteneva il film. A ripensarci, 60 anni dopo, al di là di scene cult, di tutto l'immaginario che si è portato dietro, neologismi compresi, perché paparazzo, ad esempio, è un termine battezzato da Fellini, ispirato a Tazio Secchiaroli e diventato nel film un personaggio interpretato da Walter Santesso, il visionario Fellini ci ha anticipato una molto attuale epoca di fake news e di commissione tra cronache e gossip, di sconfinamenti giornalistici, oltre che di crisi delle elite sociali e culturali, delle quali il regista firma decadenti rituali aristocratici ai limiti del patetico. Non ho mai visto un film in cui tutti i personaggi siano così pieni di felicità di essere. Anche le cose dolorose, le tragedie, si configurano come fenomeni carichi di vitalità, scrisse Pierpaolo Pasolini, che è tra gli autori non accreditati del film. Forse per questo che, anche se La dolce vita è un film di cui sappiamo tutto o crediamo di sapere tutto, tanto è presente nel nostro immaginario, ogni volta che scopriamo un aneddoto ne rimaniamo stupiti, perché La dolce vita ha tutto un mondo intorno al film, alla lavorazione, e io sono stata avida di cercare ulteriori aneddoti, curiosità, approfondimenti storici. Anche se assolutamente bellissimo ancora oggi, con una struttura narrativa alla fine classica, cioè il viaggio dell'eroe alla ricerca della propria realizzazione, che sia professionale ed esistenziale, La dolce vita è un film che respira aria del suo tempo, un film affresco, scrisse Alberto Moravia, o un film rotocalco, come anche si trova nei tanti libri su questa pellicola. Secondo il professor Antonio Costa, autore di un libro proprio sulla dolce vita, il film è stato il segnale che l'Italia usciva dal dopoguerra e si apriva però a tutte le inquietudini e contraddizioni della contemporaneità, prefigurava anche il 68. Il girovagare di Marcello attraverso quegli scenari da rotocalco rappresenta una ricerca autentica, che era quella dell'Italia, appunto, di quegli anni. Io ne ho 1000, 2000 di idee. Vi posso tenere chiusi qua dentro una settimana senza annoiarvi, però dovete fare tutto quello che dico io. Tutto quello che vuoi, Marcello. Allora, per prima cosa, decimo, chiudiamo le tende. Stiamo qua dentro. Restiamo in questa bella intimità. Dunque, come primo gioco, propongo di far fare l'amore alla nostra ballerina americana. Ah sì, che bello. Io scommetto che tu non hai mai fatto l'amore. Fammi venire più spesso qui da te. Te l'ho detto, vieni quando vuoi. Cosa c'è, Marcello? Dovrei cambiare ambiente. Dovrei cambiare tante cose. La tua casa è un vero rifugio, sai? I tuoi figli, tua moglie, i tuoi libri, i tuoi amici straordinari. Io sto perdendo i miei giorni. Non combinerò più niente. Una volta avevo delle ambizioni, ma forse sto perdendo tutto, dimenticando tutto. Non credere che la salvezza sia chiudersi in casa. Non fare come me, Marcello. Io sono troppo serio per essere un dilettante, ma non abbastanza per diventare un professionista. Ecco. È meglio la vita più miserabile, credimi, di un'esistenza protetta da una società organizzata in cui tutto sia previsto, tutto perfetto. Marcello, io posso soltanto esserti amico e quindi mi è impossibile consigliarti. Ma se vuoi che io ti aiuti a cambiare abitudini, potrei farti conoscere un editore, per esempio, che ti offra un lavoro decente e ti dia la possibilità di dedicarti a ciò che più ti interessa. Sarà sempre meglio che scrivere per quei giornaletti mezzo fascisti, no? Tra l'incredibile mole di documenti, libri, interventi critici, proprio perché sono avida di curiosità su questo film, oltre che di altri film ovviamente, ho voluto scegliere per il podcast una strada diversa, quella del testimone oculare. Tullio Kezic, il celebre critico di cinema del Corriere della Sera, scomparso il 17 agosto 2009, è stato un amico fraterno di Fellini. Nel 1960 aveva 32 anni ed era già una firma. Durante le riprese della Dolce Vita, il futuro
biografo di Fellini, era stato accanto all'amico regista praticamente ogni giorno. Nel novembre 2008, un anno prima di morire, Kezic fu il presidente a Rimini del convegno intitolato Mezzo secolo dalla dolce vita. Raccontò da testimone oculare quei giorni e io questo voglio riproporre agli ascoltatori. Ecco cosa disse. Si è sentito spesso accennare al rispecchiamento degli eventi reali nel film di Fellini. Rispecchiamento che Fellini ha sistematicamente negato, dicendo sempre «Ma no, quello non c'entra, ma quel fatto di cronaca era un'altra cosa, ma per carità, questa cosa l'ho inventata io, eccetera, eccetera». Invece io, disse Kezic, proprio rivedendo il film, ho annotato le fonti vere di alcuni episodi. Non voglio parlare di quelli riguardanti il privato dell'autore, come il tempestoso rapporto fra Marcello e la fidanzata Emma, baci e botte sul quale già all'epoca delle riprese circolarono dei pettegolezzi, e nemmeno della visita del padre, perché non sappiamo se il signor Urbano Fellini andò veramente a Roma e se le cose andarono come si vede nel film. Mi riferisco, dice Kezic, solamente agli eventi pubblici che sono rispecchiati nel film. E cominciamo. Il primo maggio del 1956 una statua del Cristo Lavatore venne effettivamente trasportata con l'elicottero e calata in piazza San Pietro. Nel settembre 58 il settimanale Tempo pubblicò un servizio fotografico di Pierluigi Praturlon con Anita Ekberg che alla prima luce del giorno entra vestita a zampettare nell'acqua della Fontana di Trevi. Era un servizio fotografico improvvisato da Pierluigi con Anita che, dice Kezic, mi pare si dovesse lavare un piede, si era ferita camminando scalza. La prima volta che parlai con Federico della Dolce Vita alla Safa Palatino, lui stava su una scrivania larga e dietro aveva un'esposizione di fotografie di cronaca dei mesi precedenti e c'erano veramente le testimonianze dei fatti che lo stavano ispirando per il film, come appunto questo servizio fotografico per il Tempo con Anita Ekberg. Poi c'era ad esempio lo scatto della scena in cui all'alba in via Veneto l'ex Barker prende a schiaffi Anita e la riproduzione esatta dello scontro reale avvenuto nello stesso luogo e nella stessa situazione fra la diva e il suo manesco marito Anthony Steele. Tutti i comportamenti, le mosse dei paparazzi, fra i quali l'assalto collettivo ai VIP, si articolava come in una coreografia. Risalgono alle esperienze e alle testimonianze insieme alle foto che si scattavano a vicenda di Tazio Secchiaroli, Pierluigi Praturlon, Guglielmo Coluzzi, Sandro Vespasiani, Marcello Geppetti e altri campioni di questo scatto e scippo, come l'ha chiamato Kezic. Tra giugno e luglio del 58 a Latteria di Maratta Alta, che è una piccola località a pochi chilometri da Terni, due bambini, Gino e Paola, raccontano a tutti di essere stati miracolati, avendo avuto vari appuntamenti successivi con la Madonna. Ne nasce un culto collettivo tanto irrefrenabile, come quello che poi si vede nel film, ispirato appunto a questo episodio vero, quanto di breve durata, vista anche la giusta diffidenza delle autorità ecclesiastiche. Sull'evento, settimo giorno, il giorno dove lavorava Kezic, fu pubblicato un servizio con foto di Tazio Secchiaroli. Anche questo è una cosa che ritorna. Intorno al personaggio che ispirò il suicidio di Steiner, l'amico di Marcello nel film, sono state imbastite molte ipotesi e probabilmente le fonti di ispirazione sono state più di una perché i giornali riportavano notizie di questo genere, ma ultimamente è emerso con evidenza il legame con la tragica fine di Cesare Pavese, del grande scrittore. Pavese era un compagno di banco di Tullio Pinelli, che, come abbiamo detto prima, aveva firmato la sceneggiatura. Entrambi erano allievi di Augusto Monti, famoso educatore antifascista, al liceo D'Azeglio di Torino. E veniamo al 5 dicembre del 58. In una festa di compleanno al nightclub romano Rugantino a Via Veneto, la spogliarellista turca Ayşe Nana si denuda provocando lo scandalo e l'intervento della polizia. Kezic, in quel convegno che ho citato, dice: «Approfitto dell'occasione per dire che in questo scandalosissimo film di Fellini non c'è un nudo». Non solo, io ero presente, dice Kezic, nell'agosto del 59 a Cinecittà, quando Nadia Grai riferisce questo spogliarello sotto una stola di visone. Nadia era stata letteralmente incerottata, le avevano messo delle pezze color carne. Incerottata perché? Perché c'era il pericolo che nei movimenti
durante le riprese si potesse intravedere qualcosa. Io, dice Tullio, chiesi a Federico: ma cosa fate a questa donna? Cosa può mai succedere? Lui rispose: qui c'è gente che va e viene dal set, che potrebbe andare a telefonare in questura e portare addirittura la polizia a interrompere le riprese di questo spogliarello. Però Fellini ha sempre negato di essersi ispirato all'episodio storico di Aiscena del Rugantino per la scena del film. E secondo me, conclude Kedzic, aveva ragione, perché il baccanale del film non si svolge in un locale pubblico, ma in una casa privata. Piuttosto si può essere ispirato alle chiacchiere, ai pettegolezzi fioriti ai tempi del caso di Vilma Montesi, che allora mobilitò tutta l'opinione pubblica italiana. Queste voci, poi smentite, attribuivano la morte di Vilma Montesi, che era una ragazza di 20 anni, all'abuso di alcol e droga durante un festino nella tenuta di Capocotta. Persino il nome di Capocotta si impose all'Italia per questa occasione, diventò sinonimo di queste follie che facevano signori altolocati. C'era anche un altro particolare del tutto inedito, la scena che era una scarica di insulti e di invettive che si scambiano Laura Betti, che allora era la cantante per cui tutti i letterati scrivevano delle poesie, e Mastroianni. Era la replica fedele tale e quale di una lite avvenuta a cena poche settimane prima, di cui Fellini era stato testimone. Si era molto divertito e anche un po' spaventato, perché i due se ne erano dette di tutti i colori. A Marcello, che in genere era molto pacato, ogni tanto capitava di scatenarsi contro uno o contro l'altro, anche un po' a caso. Poi gli passava presto e ne rideva prestissimo. Io, racconta Kedzic, ho assistito personalmente a qualcuna di queste sfuriate di Marcello. Erano veramente divertenti, rare volte preoccupanti. E arriviamo al mostro del finale del film della Dolce Vita. Il mostro è vero, è stato pescato sulla spiaggia di Rimini nell'aprile del 34. Fellini aveva 14 anni e gli fece molta impressione. E fece impressione a tutti, perché finì persino sulla copertina della Domenica del Corriere, dove c'erano i disegni di Achille Beltrame, famosissimo. Fu proprio Beltrame a illustrare la pesca di questo fantomatico mostro che 25 anni dopo venne tirato a secco sulla battigia di Passo Scuro, dove fu girato il finale malinconico, drammatico del film. Fellini aveva conservato una strana paura per questo mostro, perché quando Piero Gherardi, l'architetto che era bravissimo e faceva tutto, aveva ricostruito questa figura con varie soluzioni, Fellini si rifiutava sempre di vederlo. Fracassi, il direttore di produzione, veniva sul set e gli chiedeva: Federico, vuoi vedere il mostro? Vieni a vedere il pesce. E lui rispondeva: no, non ho tempo da perdere col pesce. Non l'ha mai voluto vedere, dice Kedzic, ne aveva proprio paura. Persino nell'ultima scena, quando arrivò il camion della produzione per prendere il pesce a Cinecittà e portarlo a Passo Scuro, Fracassi invitò di nuovo il regista e disse: Federico, ma almeno adesso verrai a vedere il pesce? Lui: non ho tempo. E quindi Kedzic racconta questa paura del maestro. Un'ultima curiosità, per concludere, va a toccare un punto dolente, riguarda l'accoglienza unanimemente ostile o quasi che l'ambiente di Cinecittà e del cinema italiano riservò alla Dolce Vita. Non sono stati solo i preti, non sono stati solo i fascisti, ma anche la gente di cinema reagì male a questo film. Potrei portare, ricorda Kedzic, tante testimonianze, riferire di cose sentite con le mie orecchie a caldo, ma la maggior parte di questi critici non c'è più e quindi sarebbe brutto attribuire loro delle affermazioni che non possono contraddire, non possono smentire. Però devo riferire, racconta Tullio, perché è un fatto storico, l'unanime parere poco generoso della triade dei maestri del cinema che regnava allora, cioè Rossellini, Visconti e De Sica. Del suo amico Roberto Rossellini, all'uscita della proiezione che Federico aveva fatto per lui, il regista raccontava, un po' amareggiato, un po' ridendo, disse: mi ha guardato come Socrate avrebbe guardato Critone, scoprendo che il discepolo era improvvisamente impazzito. Invece Visconti e Fellini erano diventati nemici mortali dalla mostra di Venezia di 6 anni prima, quando La strada fu usata contro Senso, il capolavoro di Visconti. C'era stata tutta una macchinazione messa in piedi, certamente non da loro, ma per questo scontro i due non si parlarono, non si incontrarono per molti anni. Quando Visconti vide La Dolce Vita, disse sprezzante: quelli sono i nobili visti dal mio cameriere. E Christian De Sica, in un libro che ha molte curiosità d'epoca, molte notizie, racconta che suo padre, il grande Vittorio, ad alta voce, proprio in un tempio del culto felliniano come il ristorante della Cesarina vicino a Via Veneto, aveva proclamato: «La Dolce Vita è un po' una cafonata, il sogno di un provinciale».
Emerge chiaramente da questi commenti dei tre super maestri Rossellini, Visconti e De Sica che rispetto al cinema che era fatto fino a quel momento, che si faceva ancora allora, il film di Fellini rappresentava un gigantesco passo avanti, tale da scombinare le abitudini, le regole del gioco, mettendo in crisi un po' tutti e provocando tanti rifiuti in chiave conservatrice di autodifesa. Sarebbe troppo facile limitarci a deplorare la miopia dei tre massimi colleghi da attribuire in parte anche a un umanissimo moto di invidia di fronte a un successo tanto enorme. Avranno pensato, in fondo ci siamo anche noi, abbiamo fatto dei film non immeritevoli. Una cosa così, un incasso di questo genere, a noi non ci è mai capitato. Sarà invece più facile riflettere sulle motivazioni dei loro giudizi. Sbagliati, sicuramente, ma non infondati, badiamo bene. Perché che Rossellini guardasse al suo ex aiuto Fellini come a un discepolo del genere è del tutto logico. Il film in questione era costruito su una sceneggiatura solida, ragionata, concedeva un largo spazio di creatività agli attori e non si sottraeva a una costante tentazione autoironica, tutte cose completamente strane ai metodi e alle teorie del maestro di paysan. Quanto a Visconti, l'assimilare la rappresentazione dei nobili al punto di vista di un domestico sottolineava in modo un po' altezzoso certamente l'innegabile distanza fra un conte di antica nobiltà, figlio di un duca come è stato Luchino Visconti, e quella del figlio di un commesso viaggiatore di Rimini, Federico Fellini appunto, rievocato sullo schermo in facsimile. E proprio l'incancellabile origine provinciale del protagonista è quella deplorata da De Sica, che la considera un peccato mortale del film, mentre invece rappresenta, rispetto alla complessità dell'affresco, in qualche modo proprio una garanzia di genuinità. Il sentimento che emerge da tutti gli episodi è una sincerità intrisa di quella curiosità che era proprio nel DNA di Federico Fellini, di piacere di vivere. Perciò La dolce vita non assume mai un tono moralistico, non denuncia i mali di una certa società e dell'universo che la circonda, ma è un invito piuttosto ad attraversare l'esistenza con passo leggero, accettandone la pienezza nel bene e nel male, senza giudicare né sé né gli altri. Questo perlomeno è quello che appunto raccontava Kezic, amico, fraterno, biografo e testimone oculare della dolce vita. Kezic ricorda anche la battuta che Marcello ripeteva spesso quando si incontravano: essere stati insieme per la dolce vita è come aver fatto insieme il militare. Chiudiamo con il sorriso, citando due famosi versi dalla Scoperta dell'America di Cesare Pascarella, in cui si mescolano il legittimo orgoglio e la sorpresa per ciò che è successo e continua a succedere al film. Non ce se pensa e stamo all'osteria, ma invece stamo tutti nella storia.